Salve a tutti da Chesslogger e Mario Santagati per i temi di tattica. L'argomento di oggi è l'ostruzione. Bene, andiamo a dare la definizione innanzitutto. L'ostruzione è quella risorsa tattica che si ha quando si interrompe il collegamento tra due pezzi dell'avversario posti su una stessa linea, quindi che sia colonna, traversa o diagonale. O quando si interrompe il collegamento tra un pezzo avversario e il controllo di una casa molto importante, o l'accesso a una casa molto importante. Ma vediamo nell'esempio che ho messo qui, che tra l'altro questa posizione è tratta da una mia partita che ho giocato sull'ICES.org. Andiamo a vedere le problematiche del nero. E allora, da attenzionare che il punto F7 per ora è attaccato dalla donna bianca e dall'alfiere bianco. Per il momento, però, è ben difeso sia dal re che dalla donna nera. Solo che il bianco ha un'importante risorsa. La torre in E1 che spostandosi nella casa E7 interrompe il controllo da parte della donna sul punto F7. Andiamo a vedere. Torre che va in E7, attacca la donna, attacca anche il punto F7. E quindi pone il nero in seri problemi. Il nero si può catturare la torre con l'alfiere, ma non risolve il problema, in quanto adesso il punto F7 del nero è sotto l'attacco di donna e alfiere ed è controllato soltanto dal re nero. E quindi il bianco va a catturare il pedone e a dare scacco. Il re nero adesso può andare soltanto in H8 o in F8, ma in entrambi i casi è costretto a perdere. Andiamo a vedere. Re in H8, con la semplice mossa di alfiere in G6. Il bianco va a minacciare il matto nella casa H7. Il matto con donna H7 matto. Il nero a questo punto può solo dare la propria donna per evitare il matto, quindi deve fare alfiere F8. Il bianco cattura la donna. Il nero, portando l'alfiere in G7, per il momento evita il matto, ma la partita è strapersa perché il nero non ha alcuna risorsa per evitare la sconfitta. In partita, in realtà, il mio avversario perse subito perché fece torre in G8 e con donna H7 c'è subito matto. Bene, per il tema dell'ostruzione è tutto. Da Chesslogger e Mario Santagati un saluto e vi do appuntamento alle prossime video lezioni. Ciao e alla prossima! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie.